Non Solo Blu nasce come gruppo artistico nel 1996, divenuta poi associazione culturale no profit che promuove principalmente l'arte figurativa organizzando mostre di pittura e spettacoli di beneficenza, innanzitutto nelle città del Friuli Venezia Giulia. Su suggerimento dei soci che desideravano occuparsi di beneficenza, si unì all'associazione Tagore Children in the World, diventando Onlus e occupandosi così dell'adozione a distanza, prefiggendosi di sensibilizzare il pubblico su questo argomento. Intanto la sua attività si è allargata, aggiungendo al Friuli Venezia Giulia città dei vicini paesi come Nova Gorica in Lubiana, Slovenia, Klagenfurt, Austria e altre città italiane come Modena e Milano. Essa si prefigge di colmare il vuoto tra l'ente pubblico e l'artista, offrendo tutta una serie di spazi espositivi idonei che alla maggior parte degli artisti viene negata in quanto poco conosciuti nell'ambito in cui operano. La prima guerra mondiale fu lunga e sanguinosa, ma la parte forse più crudele si combatté nelle pietraie del Carso. Qui non c'erano nascondigli a parte le trincee di cui ancora si vedono i resti. Ogni albero, ogni cespuglio era stato bruciato per evitare che qualche nemico si nascondesse. Così ogni battaglia era fatta faccia a faccia tra questi ragazzi mandati al massacro ed ogni pietra fu contesa metro per metro. Quando ero bambino andavo con gli altri ragazzi a cercare le patrone e altri ricordi, questo 30 anni dopo la fine del conflitto. Il racconto di queste gesta hanno accompagnato tutta la mia infanzia, finché la Seconda Guerra Mondiale con la sua presenza portò qualcosa di più immediato di cui parlare, sentire, soffrire. La fine del conflitto portò tante speranze. La pace doveva durare, ma per quello che ricordo, in qualche parte del mondo c'è sempre stata una guerra e la gente vive sperando che finalmente arrivi un po' di pace.